Nessun ferito, ma molta paura e tantissimo lavoro per i vigili del fuoco, arrivati anche dalle vicine Putignano e Bari, per domare un incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio di martedì 30 aprile in un negozio di ferramenta in via Camici a Monopoli. Ancora ignote le cause del rogo, che ha visto bruciare il materiale depositato all'interno dell'esercizio commerciale. Altissima la temperatura, che ha fatto sì che i vigili del fuoco entrassero con bomboloni d'ossigeno per domare le fiamme. Evacuate le palazzine adiacenti, con le famiglie costrette ad abbandonare gli edifici e a dormire fuori almeno per le prime notti, con il comune che, attraverso le parole del vice sindaco Alessandro Napoletano, si è già messo in moto per la macchina dei soccorsi. Diciamo che le fiamme sono state quasi totalmente domate e si è provveduto a liberare l'immobile posto immediatamente sopra l'edificio oggetto dell'incendio, e quindi è stata sgombrata almeno quell'appartamento. Abbiamo ovviamente già contattato la famiglia che era interessata e abbiamo dato loro la disponibilità su un'eventuale ospitalità per i prossimi giorni. Dopodiché, parlando in questo momento con il comandante dei Vigili del Fuoco, mi ha appena comunicato che la palazzina adiacente, l'immobile interessato dall'incendio, non è stata ancora completamente liberata, perché vorrebbero attendere l'abbassamento delle fiamme e dei fumi per poter capire se quell'immobile continua ad essere agibile oppure se dovrà essere liberato.